Se state vedendo questo, sono morto. Un fallimento! Hai trascorso anni a combattere questa guerra. E per cosa? La corruzione impera in tutta Gotham. È in agguato in ogni ombra. Quella maschera non ti serve. So che sei tu. Ra's al Ghul. Hai permesso questa blasfemia, questo sacrilegio. Credevi di potermelo nascondere. I trucchi non salveranno Gotham dalla resa dei conti. Non ora! La città è ancora sotto la mia protezione. Mi occuperò di te da solo. Ti ho reso
mio erede! Col pozzo di razza, questo sarebbe stato un graffio! A differenza tua, non temo la morte. Conta di più la mia umanità. Prima che arrivino la tua adorata famiglia, li massacrerò uno a uno. E quando esaleranno l'ultimo respiro, io raderò al suolo questa città. Non te lo permetterò. Gotham è la loro città ora. Se state vedendo questo, sono morto. È un codice nero. Il messaggio si è attivato quando ho distrutto la Batcaverna e il suo contenuto. So che non sarà affatto facile. Facciamolo, Mi sono preparato meglio che potevo. Lo avete fatto anche voi. Mi spiace per questo finale. I criminali di Gotham si accorgeranno presto dell'assenza di Batman. Non contate sulla polizia.
non si fidano più dopo Jim. Ingaggiate il bersaglio. Granata! Vi ho lasciato il campanile come base operativa. Molta tecnologia è obsoleta, ma c'è l'equipaggiamento e i miei file. Molti di voi conoscono Bruce dalle pagine di Cronaca Rosa. Un miliardario pieno di fascino. E era così. Ma non era soltanto quello. Era mio nipote. Era un amico, un mentore e un benefattore per tutte le persone presenti qui oggi. E a chi non ha potuto conoscerlo come noi, voglio dire solo questo. Bruce era Gotham. Amava questa città più di qualunque cosa. Lui ha protetto questa città. Ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per la giustizia e l'uguaglianza. Nulla poteva fermarlo. E sosteneva ogni progetto fatto per il bene di Gotham. Credo che nel ricordarlo così lo ricorderemo per com'era realmente. Mi avete sempre guardato le spalle. Gotham sarà al sicuro. Addio. Buona fortuna. Come sta Alfred? Cosa ti aspetti? 3 anni per mandarlo in vacanza e ora Bruce è morto. Ha chiesto del tempo. Lo sa che non c'eravamo nemmeno noi, vero? E tu invece? Hai lasciato il discorso a Jacob Kane. Si è offerto. Ha pensato che per lui sarebbe stato più facile. È lo zio di Bruce. Bel discorso. Tutto quel parlare di un protettore che lavora dietro le quinte. Se solo sapesse. In quel caso Catherine non sarebbe stata lì. Non me la vedo proprio in veste di commissario antivigilanti a presidiare il funerale di Batman. Non sa anche un'altra cosa. Nell'obitorio c'è il cadavere di chi ha ucciso Batman. Ra's al Ghul è lì sotto falso nome e deve essere cremato. E se la Lega delle Ombre lo trova, se buttano il corpo nel pozzo di Lazzaro, non sarà più così morto. Beh, se preferisci organizzare un'irruzione dentro la centrale, accomodati pure. Ho decifrato il caso inviato da Batman col messaggio. Concentriamoci su quello. L'ho guardato, ma non manca niente. Non sembra completo. Ra's deve averlo interrotto mentre ancora scriveva. Dice, comporta implicazioni che potrebbero sconvolgere Gotham. Inquietante, ma non utilissimo. Si può dare un'occhiata in un paio di posti. Cantieri, una cava. Ha anche nominato il dottor Langstrom. Lo conoscete? È uno zoologo della Gotham University. Non saprei in che modo possa essere coinvolto. Dividiamoci i compiti.
Poi vediamoci al campanile. E da lì partiamo. Chi parla con Langstrom?